possiamo stare tranquilli neanche dentro casa nostra. Così i condomini che a luna di notte si sono visti invadere l'atrio del palazzo da un branco di minorenni ubriachi e violenti. A Trieste sono tornate le risse dello sballo del sabato sera, ragazzini che dalle ormai sorvegliatissime Piazza Venezia e via Torino si sono spostati in via Diaz, dove si vende alcol a poco prezzo. Una giovane residente, accorsa per fermare uno dei ragazzini insieme ad altri giovani, è stata minacciata di morte. Ad avere la peggio uno studente dell'Università di Trieste e residente a Udine, intervenuto per aiutarla. È stato preso a calci e pugni da una decina di ragazzini del branco, portato all'ospedale di Cattinara a 3 giorni di prognosi. Quando è arrivata la volante della polizia erano già tutti scappati. In corso l'esame delle telecamere di sorveglianza per identificare gli aggressori. I fatti occorsi la notte scorsa sono fatti del tutto episodici, ecco, gli ultimi eventi analoghi si sono registrati alcuni mesi fa. Questo grazie anche allo stretto rapporto che intercorre anche tra la questura e anche le associazioni di categoria. Sul piano generale posso dire che tutte le forze di polizia, mai come in questo periodo, sono presenti sul territorio in maniera piuttosto massiva. Le vicende occorse sono al vaglio e verranno effettuate delle verifiche per individuare le responsabilità e le dinamiche dei fatti occorsi. Non si può pattugliare ogni strada di un capoluogo di regione, la responsabilità è anche in capo alle famiglie di questi ragazzini. Giovani minorenni che hanno bisogno di essere seguiti dalle famiglie. E certo ci sta un appello alle famiglie ed è mia intenzione proporre la rimodulazione ed intensificazione dei servizi di controllo del territorio in maniera da assicurare una maggiore presenza.